Leggere i Vangeli per la vita di tutti, il Vangelo secondo Luca. Benvenuto e benvenuti a tutti coloro che oggi iniziano il loro percorso di lettura, confronto, analisi di una serie di testi del Vangelo secondo Luca che consentiranno di ripercorrere l'intera versione lucana. Perché pensare anche a un percorso online, oltre a quello che è l'itinerario più tradizionale che si sta svolgendo a Lugano? Perché tante persone si sono rivolte alla nostra associazione biblica, l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, dicendo di essere interessate a questo percorso, ma di non poter frequentare quello tradizionale o per lontananza geografica o per altri impegni in quell'orario preciso della giornata. Allora abbiamo pensato di offrire questa opportunità formativa che durerà 23 incontri nel corso di questi prossimi mesi e che consentirà pertanto di entrare nella versione lucana passo dopo passo, momento per momento. Ci avvarremo nel corso del nostro lavoro di questa nuova traduzione ecumenica commentata pubblicata dalla nostra associazione biblica qualche settimana fa, frutto della collaborazione di molte esperte ed esperti in ambito biblico e teologico, di varia confessione cristiana, di varia ispirazione culturale, di varia formazione. Già con la traduzione del Vangelo secondo Marco pubblicata lo scorso anno avevamo avuto un'occasione di collaborazione particolarmente fruttuosa e abbiamo pensato di continuare con il Vangelo secondo Luca e cercheremo di proseguire con le altre versioni canoniche nei prossimi anni. Diamo quindi appuntamento a tutti coloro che seguiranno questo nostro percorso online, a eventuali domande, a eventuali interpellazioni e interrogativi che si vorranno rivolgerci secondo i canali già loro indicati. Buona lettura, buon confronto a tutte e a tutti.